Che partita questa tra FC Benedetto Croce e Galacticos, in parità 2-2, con i Galacticos che provano in tutti i modi a segnare, colpiscono un paio di pali, ma si salvano grazie anche a un Vinci Guerra super. C'è il punteggio che dunque è ancora in parità, gara accesissima, si lotta su ogni pallone. Adesso Pollio, capitano del Benedetto Croce, la mette dentro, nessun problema per Bilotto. Dal fondo fa ripartire subito l'azione dei suoi. Allargata la palla per Riccardo Bilotto, la gioca per Sica, all'indietro deve rifugiarsi. Ancora Sica, prova un dribbling su Galasso che però gli morde ancora le caviglie. Sica, buona la palla che va sul sinistro, incrocia, nessuno entra. La palla si spegne in fallo laterale, già battuto per Tenore, lungo in avanti a cercare Pollio, di petto prova a metterla giù, fermato ancora, la palla per Sica, ha un po' di spazio Dario Sica, può esplodere il sinistro, lo fa ora, palla rimpallata in fallo di fondo forse, perché sì, la colpisce Alessandro Olmo con il tacco, rimessa in gioco per Vinci Guerra. Lungo in avanti a cercare ancora Mariconda, autore del gol del 2-2, ma la palla termina direttamente per Renato Bilotto. Di testa non ci arriva Tenore, la palla per Sica non la mette giù, poi Mariconda ne approfitta per spazzare tutto. Sembrano accontentarsi del pareggio i Benedetto Croce, De Giovanni di testa. Galasso va a lottare, recupera un pallone, poi lo spazza via Tenore. Assedio vero e proprio quello dei Galacticos, che adesso rimette in gioco il pallone. Riccardo Bilotto all'indietro. Palla viene giocata ancora per il tiro direttamente in porta, non inquadra lo specchio. Si trattava di campanile. Vinci Guerra per De Giovanni. Olmo recupera il pallone, vediamo se lo tiene in campo. No, perché Tenore protegge la rimessa dal fondo, che ancora Vinci Guerra può battere per Mariconda sulla sinistra. Rientra su Sica, Mariconda allarga per De Giovanni, campanile lo ferma, un rimpallo, la palla per Galasso, attenzione Galasso, va via in dribbling, Galasso fermato, ancora la palla recuperata però dal bomber, Galasso va via, viene fermato con le cattive, c'è il calcio di punizione. La posizione interessante per i blu, seguiamo prima di chiudere il collegamento, un po' posizione defilata ma comunque distanza abbastanza ravvicinata. Sulla palla c'è Galasso ancora. Roberto. Diamo questa punizione. Galasso direttamente in porta con una mano Bilotto, poi Olmo allontana. Addirittura sfiorano il gol del vantaggio qui Benedetto Croce. Vinci Guerra tiene la palla in campo, lungo il rinvio altissimo dove Bilotto stacca di testa, la palla per Olmo, con il tacco si gira, Galasso lo ferma, commette fallo Olmo, l'arbitro non fischia, poi il vantaggio non si concretizza, calcio di punizione per il Benedetto Croce. Proviamo l'ultima azione prima di chiudere, Tenore per Pollio, poi Galasso, ma via in dribbling, ancora Galasso, Tenore, Sica gli ruba palla, De Giovanni, ancora Galasso, il break, attenzione, 3 contro 1, la palla per Olmo, solissimo, spara altissimo questo pallone, 2-2, chiudiamo qui il nostro collegamento.